va bene dappertutto, sì, poi ce l'ho portato qua dietro. Prima di tutto, sono una camminatrice doc. Non ho l'automobile, non ho la patente, non è una scelta ideologica, proprio si vede che è nei miei geni, quindi cammino tantissimo in città, ma anche e soprattutto in natura, perché naturalmente come ambientalista, come naturalista io adoro stare in natura, quindi i sentieri della Maiella, ma anche quando posso i trekking in Cornovaglia o anche addirittura quando si può andare anche in continenti più lontani. Però camminare è sempre bello dappertutto, perché è un modo di riscoprire il mondo, di riconoscere il mondo, quindi di conoscere attraverso gli incontri con i luoghi e le persone una geografia, di tracciare proprio la nostra geografia personale, direi quasi una geografia dell'anima. E naturalmente camminare è molto importante perché è un tassello indispensabile, camminare per conoscere, come dicevo prima, se vogliamo costruire, grazie alla mobilità dolce, davvero un diverso modo di vivere, una qualità della vita che si avvicina a quello che diceva Alex Langer, che è stato uno dei più grandi ambientalisti europei, e lui diceva: è arrivato il momento di capovolgere il motto olimpico e di scegliere un modo di vivere più lento, più profondo, più soave. Questo è il nostro obiettivo. Credo che le due giornate che stiamo per vivere, il 13 e il 14, in tutta Italia, che stanno avendo un successo travolgente molto al di sopra delle aspettative, indichino proprio questo cammino diverso. E forse è arrivato il momento in cui si può dire che non siamo più una minoranza deviante, ma siamo semplicemente l'avanguardia di una maggioranza non più silenziosa che vuole esprimere la propria volontà di cambiare.